Sabato 12 agosto 2023, buona giornata da Davide De Amicis e ben trovati al GR di Radio Speranza in Blu. Parliamo subito di Regione Abruzzo perché è stata emessa una sovvenzione una tantum quaresimale, 7,5 milioni di contributi erogati ai titolari di partita IVA. Sfiorano i 7,5 milioni di euro i contributi erogati in favore di lavoratori autonomi e titolari di partita IVA nell'ambito dell'avviso sovvenzione una tantum. I numeri sono stati ufficializzati ieri dall'assessore regionale alle politiche del lavoro Pietro Quaresimale, che ha ribadito come l'avviso abbia avuto un grande riscontro in un momento particolarmente difficile per le partite IVA a causa del Covid. Sovvenzione una tantum è un avviso nato per venire incontro alle necessità di liquidità dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, resa difficile dalla paralisi economica e lavorativa derivante dall'emergenza sanitaria. L'avviso prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto di 2.000 euro. I numeri ufficiali dicono che sono state 5.272 le domande di sovvenzione arrivate alla Regione Abruzzo. Di queste, 4.759 sono state ritenute ammesse a finanziamento e 3.674 hanno effettivamente fino ad oggi ottenuto il contributo straordinario a fondo perduto. Per gli altri beneficiari, problemi tecnici legati alla regolarità amministrativa dei documenti o al fatto che abbiano nel frattempo cessato l'attività hanno finora impedito di liquidare il contributo. Il bilancio che presentiamo è più che positivo, ha detto Quaresimale, perché lavoratori autonomi e liberi professionisti hanno risposto alla grande all'avviso, confermando quanto sia stata ponderata la scelta della regione. Abbiamo messo a disposizione in più riprese circa 10 milioni di euro di risorse, ne abbiamo spese finora oltre il 70%. Contiamo di impegnare anche le restanti risorse, aprendo ai lavoratori autonomi o liberi professionisti che sono rimasti fuori dalla prima graduatoria. È un percorso che abbiamo in mente e vogliamo percorrere con il consenso della Commissione europea. Sovvenzione una tantum è infatti un avviso finanziato nell'ambito della programmazione FSE 2014-2020 che ha avuto una rimodulazione proprio in ragione dell'emergenza sanitaria. Con la nuova programmazione europea 2021-2027, i cui primi bandi pubblici sono partiti all'inizio del mese, conclude l'assessore Quaresimale, contiamo di pubblicare avvisi per lavoratori autonomi e liberi professionisti che finanziano progetti di rilancio e sviluppo della propria attività. Ed è stata presentata la quinta edizione di Trabocchi Mob, progetto che prevede servizi per la mobilità sostenibile e accessibile, con iniziative che permettono di spostarsi lungo tutta la Via Verde, la Costa dei Trabocchi. La mobilità della Costa dei Trabocchi, inoltre, da quest'anno diventa sostenibile e inclusiva con Bike to Cost for Everyone. Si chiama Costa dei Trabocchi Mob, il progetto giunto alla sua quinta edizione, presentato ieri mattina in occasione di una conferenza stampa a Torino di Sangro. L'iniziativa prevede servizi per la mobilità e iniziative che permettono di raggiungere l'area della Costa dei Trabocchi e di spostarsi nella stessa con mezzi alternativi all'auto privata. L'edizione si arricchisce del progetto Bike to Cost for Everyone, che consente l'utilizzo di bici inclusive nell'ottica di miglioramento della fruizione del turismo accessibile. Alla conferenza era presente Lorena Ziccardi, campionessa italiana di ciclismo paralimpico, che ha testato le nuove handbike. Trabocchi Mob è fruibile attraverso il sito www.costadetrabocchimob.it e alla brochure che illustra i servizi, che sono il bus and bike con le fermate che hanno accesso e consentito alle bici, i parcheggi di scambio che permettono agli automobilisti di andare al mare con il bus noleggiando la bici per la giornata, fino all'elenco delle linee bus e delle stazioni ferroviarie di riferimento. Si possono quindi consultare gli orari online su un'unica piattaforma di infomobilità integrata, nonché essere indirizzati a consultazione, prenotazione e acquisto dei titoli di viaggio. Inoltre, nelle bike station indicate è possibile noleggiare le bici a costo ridotto per chi arriva in treno o in bus. Sulla brochure distribuita in questi giorni è inserito anche l'elenco dei trabocchi, non da meno le indicazioni sulla rete ciclabile dei trabocchi, un sistema di strade secondarie a basso impatto di traffico veicolare, percorsi interpoderali, asfalto nonché brecciato, strada bianca e terra, aste fluviali, colline e vigneti, riserve naturali, città d'arte, dalla costa alla collina e viceversa, per andare alla scoperta del territorio in tutte le stagioni su più di 300 km da percorrere in bicicletta, per un sistema in continua evoluzione, per pedalare dalla Via Verde della Costa dei Trabocchi verso l'entroterra. Il sito è www.reticiclabile-trabocchi.it. Il progetto Bike to Cost for Everyone è ideato dalla Regione Abruzzo in collaborazione con comuni, ANFAS e Legambiente. Prevede un'offerta integrata di servizi destinati ai turisti con disabilità fisiche e sensoriali, con la realizzazione e l'organizzazione
l'erogazione di servizi accessibili, spiagge attrezzate, bagni, lettini idonei, servizi cicloturistici con biciclette dedicate, oltre all'assistenza in spiaggia e in acqua da parte di personale specializzato. Le bici inclusive possono essere scelte e prenotate sul portale visitcostaritrabocchi.it/bike2coast4everyone e al numero 388-3823-636 con almeno 24 ore di anticipo. Le bici a disposizione sono i bike per disabili come tandem, tricicli ed handbike e si trovano nel tratto da Ortona a San Salvo. Nella mattinata di martedì 15 agosto a Pescara il prefetto Giancarlo Di Vincenzo e il sindaco Carlo Masci si recheranno in visita presso le centrali operative delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco. Sarà l'occasione per manifestare la vicinanza delle istituzioni alle donne e agli uomini della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Corpo delle Capitanerie di Porto, dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale, che in questo momento cruciale dell'anno assicurano ciascuno nei propri ambiti di intervento e spesso in stretta correlazione un impegno costante. Il prefetto e il sindaco rivolgono sin d'ora un sentito ringraziamento al personale di tutte le forze dell'ordine e i Vigili del Fuoco che, anche in questa giornata di festa, nella quotidianità quanto nell'emergenza, lavorano senza sosta per il bene dell'intera comunità. Il programma del 15 agosto prenderà avvio alle ore 9:30 con la visita alla sala operativa della Polizia di Stato alla presenza del vicario del questore, il dottor Pasquale Sorgonà. Seguiranno quella del Comando Provinciale dei Carabinieri, guidata dal colonnello Riccardo Barbera, e della Guardia di Finanza agli ordini del colonnello Antonio Caputo, affiancato dal tenente colonnello pilota Salvatore Vaporieri, comandante del reparto operativo aeronavale. Sarà poi la volta della sala operativa della Direzione Marittima, comandata dal capitano di vascello Fabrizio Giovannone, e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, diretto da Luca Verna. Il prefetto Di Vincenzo e il sindaco Masci concluderanno il programma con la visita alla sala operativa del Comando della Polizia Locale, sotto la responsabilità del comandante Danilo Palestini. E parliamo di cronaca, perché ieri mattina nel centro di Penne una donna di 77 anni è morta dopo essere stata coinvolta in un incidente stradale. In base ad una prima ricostruzione, un uomo di 78 anni percorreva in salita via De Cesaris sulla sua autovettura quando, per cause che si stanno accertando, ha perso il controllo dell'auto, che si è diretta all'indietro urtando prima un'automobile in sosta e poi travolgendo la donna, la quale, rimasta incastrata sotto l'automobile, è morta sul colpo. Sul posto sono giunti i sanitari e i vigili del fuoco, mentre i carabinieri della compagnia di Penne hanno svolto i rilievi del caso. La salma della donna è a disposizione dell'autorità giudiziaria ed è stata trasportata all'obitorio di Pescara per eseguire l'ispezione cadaverica. E c'è stato un cambio della guardia alla guida della stazione dei carabinieri di Colle Corvino. Il nuovo comandante è il maresciallo maggiore Marco D'Alessandro. Il cambio è arrivato a seguito del raggiungimento del limite di età del luogotenente Giovanni De Idda. D'Alessandro quindi sarà al comando della stazione di Colle Corvino e nel suo percorso nell'arma dei carabinieri ha ricoperto il ruolo di vicecomandante per un anno a Manoppello, per 13 anni a Montesilvano, sia nella stazione sia nella radiomobile, e per 3 anni a Città Sant'Angelo. E parliamo di sport, perché è stato allestito in maniera certosina e scrupolosa dall'Ades Miglianico Amici dello Sport un nuovo appuntamento con la Miglianico Tour, che è alle porte. Per questa 52esima edizione, che si svolgerà domani, domenica 13 agosto, gli organizzatori, guidati dal tandem Nicola Mincon e Giulio Orlandi, non si sono risparmiati e hanno messo su un cliché di tutto rispetto, degno della fama di cui gode la manifestazione dal 1971. Grandi campioni annoverati nell'Albo d'Oro tra vincenti e piazzati di lusso: Orlando Pizzolato, Gianni Poli, Salvatore Bettiol, Giorgio Calcaterra, Giacomo Leone, Alberico Di Cecco, Camillo Campitelli, Andrew Masai, Anna Incerti, Laura Fogli e Franca Fiacconi, solo per citarne alcuni o alcune. Un tracciato tecnicamente all'altezza, che ruota attorno a Miglianico tra discesa, pianura e salita, con i due giri per la 18 km e una sola tornata per la 9 km. Un'organizzazione ad hoc da oltre mezzo secolo, la Miglianico Tour si ripropone ogni anno ad agosto come uno degli eventi più prestigiosi e più seguiti in tutto lo sport abruzzese e non solo. In base al programma, alle 15 ci sarà il ritrovo in piazza Umberto I a Miglianico, alle 17 ci sarà la partenza del mini tour dai 0 ai 5 anni e il mini tour dai 6 ai 9 anni, alle 17:30 ci saranno le gare esordienti anni 10 e 11 anni e ragazzi 12-13 anni e poi i cadetti dai 14 ai 15 anni, mentre alle 18:30 è fissato lo start delle gare di 18 km e la competitiva e di 9 km non competitiva, con un tempo massimo di percorrenza di 2 ore e 15
15 minuti. Oggi, sabato 12 agosto 2023, la Chiesa celebra la memoria liturgica di Santa Giovanna Francesca de Chantal, religiosa. In chiusura siamo alle previsioni meteo. Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con possibili annuvolamenti al mattino sul versante adriatico, in particolare nel pescarese, nel chietino, soprattutto nel vastese, in attenuazione nel corso della mattinata. Annuvolamenti consistenti potranno manifestarsi sulle zone montuose durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, in attenuazione in serata e in nottata. Poche novità nel corso della giornata di domani, domenica 13 agosto, con prevalenza di tempo stabile ma con possibili addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi, occasionalmente associati a rovesci, per lo più localizzati sulle zone montuose, in attenuazione in serata e in nottata. Le temperature saranno generalmente stazionarie e un lieve aumento nei valori massimi, specie sulla Marsica, nell'Aquilano e sulla Valle Peligna. I venti saranno deboli a regime di brezza, con occasionali rinforzi nel vastese. Il mare sarà generalmente poco mosso, localmente mosso, specie durante le ore centrali della giornata. Il meteo è a cura di Giovanni De Palma, direttore di abruzzometeo.org. Ed è tutto, grazie per l'attenzione, appuntamento alle 9:25 con la rassegna stampa locale. A risentirci!